Bloodborne, episodio 10. Wow, siamo già al decimo episodio. Già, è passato un anno dal primo. Mi siete antipatici però, eh. Rieccoci tornati a Cathedral World. Che brutto da dire, Cathedral. Ops, ho sputacchietto sullo schermo. Tirando questa leva, apriamo il cancello. È lui, piatelo. Per non dimenticare. Questo muore, questo pure. Prendiamo un oggetto inutile. Che è successo? T'a posto? E dei proiettili di mercurio. Ah, lasciatemi andare. Lasciatemi andare. Ok. Barry! Aia, maledetto. E siamo arrivati o ho sbagliato strada? Chissà cosa troveremo sopra questa scaletta. Sì, certo, ma un po' di suspense non ha mai. Non ha mai cosa? Non ha mai. Eh? Questa ci servirà per un boss. Devo per forza scendere di qua? Vabbè, facciamolo con stile. Opla! E qui troviamo il cappello nero del messaggero. Scusa, ma saltarle ste cazzatine, no? Non d'accordo. Sì, scusate, ma se non c'eri prima. Eh? Non mi vede, non mi vede, non mi vede, non mi vede, non l'hai visto? Sì, grazie, me ne sono accorto. Prendi questo. Prendilo tu. Ouch, schiva, schiva, schiva. Finiscilo, finiscilo, finiscilo. Ho vinto. Da qua si può fare un bel attacco in salto. Uccidetelo. Oh, ma l'ho già visto. Ci provo lo stesso. Geronimo. Spero che gli altri non mi abbiano visto. Ah, direi che m'han visto. Forse è meglio scappare, che dite? Vendetta. Barry. Riposto. Oh, ma ste c***o di scale. Preparati a un backstab. Sgamato. E dai, non è valido. Ops. Contrattacco. Ops. Contro contrattacco. E dai. Oh, scusa, ho colpito la campana, non volevo. Ma cos'hai in testa, un UFO? Non gli ho fatto niente. Backstab. Non è stata una buona idea. Un attimo che mi curo. Wada, wada, evviva. È durato 6 ore sto scontro. Con te invece sarà una passeggiata. Dove stai andando? No, cuccia bello. Ah, mancato. Tocca a me. Aia, stupido cane. Ah, oh, ah. Oh, ma... Ah, non so se sono peggio i cani di Resident Evil o della From Software in generale. Vi odio tutti nel dubbio. Apriamo anche questo cancello per entrare nella piazza. Prendiamo, oddio, un altro di questi cosi. No, no, ciao, ciao. Altro cancello che si apre. Giù per le scale. E ora preparatevi a uno scontro leggendario. Sconfiggere questi nemici è sempre un parto, ma sono sicuro che mi avrà lasciato un drop meraviglioso. Soffro emotivamente. Ho ancora un HP. Ora non ce l'ho più. No, fratellone! Potevo farmi gli affari miei. Direi che questo enorme gigante con una palla di ferro insanguinata in mano possa essere tranquillamente ignorato per raggiungere questa lucertolina qui. Ma si chiamano lucertoline? Lo so, Sam. Sì, ma non dico niente. Scusa, un po' di mal di gola oggi è... Quindi? Ah, non lo sai? Vabbè. Ecco, fuori di parlare mi hai fatto anche sparire la lucertolina. Sì, è sempre colpa mia. Schivata. Come m'ha preso? Adesso muoio, adesso muoio. Sono salvo. Un peccato. Cosa? Niente. Ora è il mio turno. È stato facile? Sì, sì, quasi morto due volte. Ma non devi dirglielo. Gli rovini l'esperienza. Scadush. Ora mi aspetto che questa deviazione mi porti a un oggetto estremamente raro. Gemma del sangue della tempra 1, inutile. Ok, ci rinuncio. Perlomeno ora abbiamo 12.000 echi del sangue e possiamo salire di livello. Ma dai, ma come un livello sono? Sono 12.000 echi del sangue. Sam, che ci ho fatto? Non lo so, fai qualcosa. Perché non usi il consumatore? Ok, Deona, potrei usare il sangue freddo denso che ho accumulato durante il viaggio. Ti avevo detto io. Oh, bella idea. Siamo tutti con te. Grazie, ragazzi. Contrattacco dell'esercito di Sam. No, io non ci voglio. Ti canta la play, arrivo dopo. Ti vedo solo, scemo. Oh, ora sì che ragioniamo. Possiamo aumentare di 3 livelli. E li mettiamo tutti in arcano, perché la build è da mago. Ora mi è venuto in mente. Andiamo avanti, a solo di musichetta. Avete 10 secondi per andare in bagno e prendere i popcorn. E rieccoci, fuori dalla cappella di Odin. Su per le scale, attraverso la piazza, oltre questo cancello. Lanciafiamme. Schivato all'ultimo. Che riflessi. Fuoco al cancello. Cosa fa? È morto. No, manca ancora. No, telecamera. Dove vai, uccidilo. Ah, colpiscilo. Ok, tutto a posto. Non avete visto nulla. Procediamo lungo questa stradina per trovare dei coltelli avvelenati. Yipì, che bello. E non li ho mai usati. Ora è il momento di conoscere dei nuovi entusiasmantissimi personaggi. La prima è una donna che fa un lavoro un po' promiscuo. Cioè? Vedrai, poi lo capisci. Oh, che aroma bizzarro. Ma tu puzzi. Durante la caccia non lavoro. Se sei qui per quello, allora dovrai arrangiarti. Non ho ancora capito. Aspetta, che c'è un altro indizio. Se non ti va bene, torna la mattina, tesoro.
quindi? Lo so, il panettiere. Il panettiere. Per caso conosce qualche rifugio? Beh, rimanendo in tema col tuo lavoro, c'è la cappella di Odol. È un tipo di pane. Esatto. Oh, grazie tesoro. Figurati. Forse ci vedremo là. Non vedo l'ora. Tu? Che schifo, ha sputato. Tu non sei di queste parti, vero? Non giudichi di parti, mi cosa credi, che sia divertente? Un pochino. Beh, io non mi diverto, per cui sparisco. Allora, niente rifugio. Che cos'è questa assurdità di cui blateri? Troppo tardi, ciccio. Ora ti manderò all'altra parte così impari. Ciao, ciao. Super imboscata. Chi è? Buongiorno. Ah sì? Scusi un attimo, signora. Ci sono delle belve. Abbassa il tono della voce, così non mi vedono. Grazie, signora. Lei mi sta sulle palle. Vediamo qui cosa c'è. Un altro set. Non mi prendi? Ti prendo io. Qui c'è tutta una zona secondaria che saltiamo, se no non finisci più, Bloodborne. Sì, però hai ragione. Ti butto via i gormiti, No, gormiti no. Ora andiamo su per la scala, attraverso il ponticello, poi giù di qui, giù anche di qui, e poi di qui, dentro la piazza, qua sotto, aggiungere colla vinilica, fatto. Che bel posticino. Ma aspetta, qua ci dobbiamo andare più avanti. Oddio, dov'è che si va più? Non ti ricordi davvero? No. Sì, aspetta, mi è venuto in mente. No, non mi ricordo. Vai a cercare un po' su internet, va? Anzi, facciamo che torniamo alla cappella di Odin e ripartiamo. E rieccoci un'altra volta qui. Quanta gente nuova. Hai trovato dove dobbiamo andare, Sam? Sì, ce l'ho questo. Quale è questo? Eileen. Quale Eileen? Il corvo. Non potevi dirlo subito. Salve. Ehi, ciao. Sai dove devo andare? Non avvicinarti alla tomba sotto la cappella di Odin a Cathedral World. Hai sentito anche tu? Un attimino, cacciatore. Torno subito. What up? Zan. Un tempismo perfetto. Davvero, guarda. Devo avvisarti. Sì, dicevi? Henrik. Chi? Un vecchio cacciatore. Uh-huh. È impazzito. Piccino, ti serve una mano? Mi occuperò io di lui. Ok. Grazie. Sì, certo, no, parlate pure tranquilli mentre c'è un cadavere alle vostre spalle. Ora posso giocare io. Guarda il cacciatore, Sam. Ma cattivo cacciatore, non si maltratta, Sam. Dai, puoi giocare tu, vai. Sì, cosa devo fare? Dunque, segui il muro. Di qua? Sì, bravo. Ecco, vedi questo nemico qui? Sì, lo vedo. Devi salutarlo. No, il tesoro potevi prenderlo anche dopo, eh. Devi salutare quel nemico lì. Così? No, ma non da lì. Non riesco a farlo. No, Sam, devi fare... Stai giocando da 10 secondi e sei già morto. Bravo. Scusa, non l'ho fatto apposta. Ti rendi conto che per colpa tua ora devo chiudere il video? Scusate, iscritti, sono pre simpatici. È tutta colpa mia. Bravo. Però ora fila in camera tua. Ok. Ciao, ciao. Vai, su. Come molti di voi sapranno, questo nemico non ti uccide ma ti porta a Yar Ghul. Non è un insulto, ma è il villaggio invisibile, dove la gente è talmente eccitata che va in invisibilio. Stai ancora giocando? No, sono al telefono. I folli si affamano furtivamente ai rituali per chiamare la luna. Scopri i loro segreti. Sembra un titolo clickbait di una rivista online. Salve. Dai, divertente. No? No. No, non si spaventi. Pipita, lasciami in pace. Non sono un teppista, sono un chirurgo. Vediamo se così mi riconosce. C'è cascata. I tuoi abiti. Sì. La chiesa della cura. Sì, esatto. Sei qui per salvarmi. Senti, andiamo al sodo. Conosci forse qualche luogo dove io possa rifugiarmi? Sì, vai là. Grazie infinite. Prego, ciao. Ora torniamo a Cathedral World. Perché? Perché il mostro che ci ha ucciso prima ha tutti i nostri echi del sangue. E li rivorrei indietro. Eccoci a noi. Scusi, signor mostro, se devo ucciderli. No, non ha funzionato. Dicevo, scusi, ma ho proprio bisogno dei miei... A me va bene anche se li tiene lei.